un pa da da un pa. Lungo il fiume disegnato in ciel, se ne va questo chabot, vola questo super jet che si chiama da da un. Beh, sono proprio brave. Sono brave, energiche, portano allegria, portano colore, perché esatto, hanno i costumi variopinti, insomma, devo dire che gli stacchi di danza della nostra Mascia De Silvestri con anche gli allievi della scuola Passo dopo Passo di Sant'Egidio della Vibrata poi danno, come si dice, anche dinamicità alla nostra professione. Assolutamente sì! Allora, a questo punto io lancerei il video selfie del quarto ed ultimo concorrente, che viene da Porto Potenza Picena, il grande Peppe De Pia. Vai, video selfie. Saluto a tutti gli amici di Vera TV e Vera Allegria. Sono Peppe De Pia, ho 65 anni, vengo da Porto Potenza Picena, provincia di Macerata. E sono pensionato, ho l'hobby di raccontare le barzellette. Con vera allegria tutta la tristezza vola via. Perfetto, dunque diciamo anche la presentazione del nostro... Assolutamente, guarda, io a questo punto ci vuole il rullo di tamburi. Rullo di tamburi, posso azzardare anche io un'altra rima? Ma io direi di sì. Signore e signori, a vera allegria è il momento di Peppe De Pia. Eccolo qua. Sei un passo dalla luna e fidati se dico sei bella da paura. Buonasera. Allora, c'è un bambino va a casa da scuola tutto euforico. Babbo, oggi ho sfiorato il 10. Quando hai preso? 8, 9, 9 e mezzo. No, l'ha preso quello che stava vicino a me. Ha sfiorato. Sai, io sono di Porto Potenza, è un paese balneare e c'è molti chalet, si mangia molto bene a Porto Potenza, però ci stai camerieri, sai, questi spavaldi che non c'ha paura di niente. Vado a mangiare, viene là, mi fa: vorrei un piatto di spaghetti con le vongole. Mi porto un piatto di spaghetti con le vongole, giro la prima goccia vuota, giro la seconda vuota, praticamente era un piatto di spaghetti con le gocce. Cameriere, vieni un po' qua, e tu lo sapevo che ti mancava qualcosa. Che è successo? Che mi è successo? Non lo vedi? Non c'è un frutto di mare? E portami un piatto di spaghetti con i frutti di mare. Ha detto: ma secondo te, quando ti porta la torta della nonna, c'è la nonna dentro la torta? Io ho detto: c'hai ragione, infatti quell'altro giorno sono andato a mangiare un piatto di spaghetti alla puttanesca, tua sorella non c'era sullo piatto. Sai, bisogna dargli una calmata a questi, perché se no, sai, lo paese è piccoletto, ci stava uno che bestemmiava tanto, e quando bestemmiava chi lo poteva sistemare? Solamente lo prete. Allora va lì dello prete, si va a confessare, e ha detto: guarda, per le atto novizio devi dare 10 euro ogni bestemmia che dici alla prima donna che incontri. Ha detto: vabbè, lo faccio, guarda che 5 e 50 euro, lo faccio. Alla mattina va a fatica, verso le 7, alla mattina de fuori la macchina, ce l'aveva de fuori, ha chiuso lo sportello, si è ingastrato la mano sullo sportello. E allora questo qui subito una bestemmia ha detto: ma con queste 10 euro girava, ma le donne a quell'ora non c'era. Su un balcone c'era una che stava a piano fresco, gli va lì sotto e gli fa: signora, gli devo 10 euro. Gli ha detto: no, 50. Gli ha detto: ma lo prete? Mi ha detto 10. Lo prete perché ci viene tutti i giorni. Gli ha detto: guarda caso, proprio quella casa lì era. Sempre sei lo paese, lo prete, ma non è perché ce l'ho con i preti, io ho amici preti. E così si fa tanto per raccontare, per farsi due risate, diciamo, no? Allora, lo prete conosce tutte queste donne e sa che tutte quante, chi tradisce lo marito e chi non lo tradisce. A un certo momento tutte quante gli si confessa, ma nessuno dice: ho tradito mio marito. Ha detto: quando sta tutti insieme, io lo so che è molto difficile dire ho tradito mio marito,
però basta che mi dici, mi sono giambato sulla fontana, benedizione e via. Infatti il giorno dopo mi sono giambato sulla fontana, quell'altra si è giambata sulla fontana, benedizione e via. A mo cambia lo prete, viene lo prete nuovo, gli fa, questo qui continua con sto giambato sulla fontana, e però non si era scordato di dirgli quello che voleva dire. Contra lo paese piccoletto, contra lì piazza lo sindaco, sindaco, che c'è reverendo? E tu qui hai detto, tutte le donne se giava sulla fontana, bisogna dare una aggiustata a sta fontana. Lo sindaco conosceva lo prete di prima e si è messo a ridere. Il sindaco, ma che ride? Anche sua moglie sta settimana quattro volte ci si è giambata sulla fontana. Tu gli pareva che era fuori, capito? A Porto Potenza, diciamo, cioè si usa sulle lapidi dei defunti di scrivere degli epitaffi. Praticamente è morto un salumiere, gli ha scritto con affetto. È morto un idraulico, una grande perdita. È morto un elettricista, si è spento improvvisamente. È morto un amico mio mentre faceva l'amore con l'amante, gli ha pregato un infarto secco e gli ha scritto come è venuto, se n'è andato. Grazie. Invece esco da quest'altra parte, sì. Peppe De Pia, Peppe De Pia, passo grande, distanziato, Peppe, grande, passo grande. Distanziato, faccio la retromarcia, bene, vai avanti, un passo avanti. Ecco, cerchiamo di mantenere sempre le distanze perché è importante. Bene, da chi bene. Cominciamo questa volta? Vai. Ma io direi, stavolta partiamo. Guarda, dalla... Aspetta, dalla... Aspetta, scusami, perdoni, io comincerei dal grande ragioniere, dal mitico, dal mitico... Sì, colui che rappresenta il Lido degli Aranci insieme al cavaliere Tullio Luciani, però signori non si può cominciare se non... facendo parlare per primo il nostro Walter Assenti. Esatto, perché tu sei romanista, lui è filo laziati, con la lingua tra i denti presenti Walter Assenti. Certo, no, dobbiamo recuperare, capito Angelo? Dobbiamo un pochino recuperare. Walter, ti piace il nostro Peppe? Sì, è bravo, simpatico, le barzellette locali fanno ridere. Si vede che è da tanti anni poi che, insomma, che racconta queste barzellette. Possiamo dire che quando racconta le barzellette, Peppe te pia. È diventato un cabarettista. No, io questa battuta devo dire sette giorni fa, dato che mi avete saltato, ma sono tu adesso. Quindi te l'avevi premeditata. Sette giorni la penso. Quindi Peppe te via, giustamente. Mentre invece il nostro Tullio lo vedo perplesso, ti vede stupido e perplesso. No, pensavo che Peppe De Pia 2P di Porto Potenza Picena. Niente, sono sei. Abbiamo... Sì, ormai siamo un manipolo. Sono ha sei. Pure prostitute. Ha parlato di prete sette, quindi meriti la sufficienza. Bravo, sette. Bravo, grazie, Peppe. Grazie. Siamo un manipolo di autori. Grandi, grandi. Beh, vabbè, che dici, Lando? Tu lo conosci? Io dico, Peppe, io lo conosco. Peppe racconta uno spaccato di vita del paesana, proprio tipo perché quello che succede a Porto Potenza succede anche a Pignà. Quindi racconta lo spaccato nella sua come posso chiamare? Nella sua mossa, si dice, esatto. Dalle parti nostre. Beh, certo. Beh, certo. Beh, certo. Beppe, quante ne si sai? Dice, quante no? Ne sai? È un centinaio. Ah, le contate? Adesso io dico un centinaio, quelle che, diciamo, quelle che mi piace di più. Poi vado a vedere spesso il loro spettacolo perché, diciamo, siamo amici. Viene quando non c'è nessuno, allora lui si presenta. E io ne porto una cinquantina. Ma posso dire una domanda tecnica? Ma un cabarettista che va a vedere lo spettacolo di un altro cabarettista rischia di contaminarsi delle battute altrui? No, io non credo invece. No? No, non si deve contaminare, magari qualche puoi prendere qualche spunto, poi lo modifichi, ma lo devi riportare al tuo stile, alla tua realtà. Secondo me invece un cabarettista che va a vedere un altro cabarettista è una scuola, è una perché scuola. Vedi un altro stile, un altro genere, vedi tante altre cose e quindi
magari ti metti anche a confronto, ma non credo. Contaminarsi non credo, perché tanto tu hai il tuo stile, Angelo. È vero, non cambia. Ma infatti, adesso scusa che te interrompo, molti dice che gli sembra che siamo parenti tutti e due, perché... E più o meno vabbè, perché lo spaccato è quello. Siete gente di mare tutti e due. Anche noi altri siamo porto, sanno io. Sì. Ma a proposito di mare, il mare mi fa pensare ai gabbiani. Io non ho mai sentito da Gianluca Agostinelli. No, le bestie quelle le ho provate a tenerle a casa, ma dopo l'ovanna le facevo. Le sollevate. Non galline, roba varie, gabbiani, nanna bestia che faccio. Comunque no, Peppe, sei tenuto quelle più la scorsa settimana, belle, però queste proprio... Più carine. Poi parlando, giustamente davo anche ragione a Lando, che le barzellette appunto sono una rappresentano questo spaccato, no, della vita paesana, eccetera eccetera. Forse faccio anche un appello, magari i giovani che ci stanno vedendo, sento poco tra i giovani barzellettieri, magari sì, molti comici giovani che fanno qualcosa, però le barzellette si è perso un pochino, invece sarebbe una grande cosa, secondo me. Una grande cosa, poi d'altra parte, insomma... Bravo Peppe, bravo. Grazie. A parte dei grandi comici, poi pensiamo a Gino Bramieri, no? Sì. Pensiamo a Carlo D'Apporto, pensiamo a Walter Chiari. La barzelletta di Gino Bramieri era corta, era freddura. La barzelletta di Walter Chiari durava un quarto d'ora, però ridevi e alla chiusa non era poi importante. Dico bene? Sì. E non era poi importante perché ridevi dunque. Invece la barzelletta corta è carina. Anche il mitico Proietti, un altro che la barzelletta. L'articola tantissimo, la mette, no? A sceneggiata, sì. Allora, te la ricordiamo tutti, quella del caffè, no? Quella cara, mi porti il caffè, per l'amico mio che non ci vediamo, amore. Sì, amore, mi porti il caffettino, amore, raccontala, perché magari noi la sappiamo in casa, dico casa per il pubblico, no? Amore, mi porti il caffettino, amico mio qua, ma amore, ci porta il caffettino. Amore, ci porti pure il liquorino, quello buono, grazie amore. Amore, grazie amore, ci porta il caffettino, quello buono. Amore, ci porti pure passarelle, quella qua, ciliegie, grazie amore. Amore, grazie. Ma amore, ci porta questo. L'amico lo guarda e dice: scusa, ma tu da quanto tempo sei sposato? Saranno almeno 30 anni. 30 anni. E ancora hai a mio amore? Che non mi ricordo me cazzo si chiama. Gigi Proietti, cosa vogliamo dire, insomma? Vabbè, ci stanno le freddure di Gino Bramieri, quella corta. Questa è famosa, questo è un patrimonio dell'umanità. Vai. Che la donna sul bagnasciuga, no? Signora, si tocca? No, oggi c'è mio marito. Vabbè, dai, scusami. Invece, ma il buongiorno che dice? Concordo con l'amico Gianluca Agostinelli, il signor Peppe Di Pia. Devo dire che è stato veramente molto bravo e concordo con lui che la settimana scorsa è stato bravo, ma questa sera ha dato il meglio di se stesso in gran totale. Ecco, hai capito? Pensate, colpo di scena, allegria, ecco. Senti, però mi devi fare una cortesia. Io impazzisco quando fai Vianello, me lo devi ma fare. Ma cosa me ne frega, ma non me ne frega niente di te, ma cosa dici? Ma cosa dici? Ma io me ne frego di Sandrina, non so dove è Sandrina, dove c'è Sandrina? Non ci sono io! Francesco Mignini. Grande Francesco. Beh, vabbè, a questo punto, Peppe, abbiamo sentito un po', sembra grazie. Che tutti i pareri siano buoni, ti ringraziamo. Grazie a voi. E ti lasciamo andare. Ti congediamo. Grazie, tutti quanti tra un po', perché poi nel frattempo avremo modo di far votare i nostri giurati che esprimeranno il loro verdetto. Ricordiamo che i primi due passeranno direttamente alle semifinali, giusto? Perfetto, allora io a questo punto direi di... Io direi anche di ricordare, Angelo, del promo Io ci sono. Vogliamo ancora una volta? Ma io direi ricordare... che per la terza volta facciamolo. Sì, sì, dai, è giusto, diciamolo. Farlo. Dunque, bisogna mandare il concorso. Il concorso. Allora, per il concorso Io ci sono, a voi la clip. Io ci sono, dimostracelo. Fai sapere a Vera TV che ci sei e Vera TV ti manda in vacanza con l'operazione a premi Iper Vacanze Più. Partecipare è semplicissimo. Basta seguire i programmi in diretta
di Vera TV canale 79. Durante le trasmissioni compariranno in video dei numeri. Invia il numero che vedi in sovraimpressione entro 3 minuti tramite SMS o WhatsApp al 349-366-2246. In palio oltre 400 buoni vacanza da 2 o 4 persone. Pronto a segnare i numeri? Io ci sono! Dimostracelo e Vera TV ti manderà in vacanza. Regolamento e tutti i dettagli su veratv.it/concorso. Allora, a questo punto spieghiamo il concorso. Sì. Io ci sono. Come si partecipa, Angelo? Beh, come si partecipa? È semplicissimo. Basta seguire i programmi sempre in diretta di Vera TV canale 79. Okay. Vuoi sapere? Perfetto, volevo sapere durante quando bisogna che compariranno i numeri che giustamente dovremo andare a... Vabbè, poi... chiaramente durante le trasmissioni a un certo punto compaiono dei numeri. Esatto, e che cosa succede con questi numeri? Attenzione, ascoltate bene, dovete inviare il numero che vedete in... in sovraimpressione. Sovraimpressione. Ok. Entro 3 minuti. Ecco. Appare il numero entro 3 minuti. E che bisogna tramite fare? SMS o WhatsApp. Perfetto, bisogna mandarlo a che numero? Al 349-366-2246. Oh, ma perché tutta questa cosa? Che succede? Niente, succede che chi, insomma, ci sono, ragazzi, chi partecipa? Chi partecipa, sono in palio oltre 400 buoni vacanza da 2 o 4 persone. Perfetto, capito? Dunque partecipate al concorso io ci sono. Oh, perfetto, ok, perfetto. Fratelli, allora ci siamo anche perché a questo punto io diciamo che stiamo aspettando il verdetto dei nostri giudici. Il verdetto, no? Dei nostri giudici che devono consegnare la bustina alle nostre veline, alle nostre allegrine. Mi sono sbagliato. Vediamo i nostri giudici che intanto appropinguano, si alzano, vanno via. Perfetto, così vanno avremo via. Modo di qua, decretare il vincitore della puntata di ritorno. Di ritorno. Di vera allegria, che come si dice la tristezza porta via. Dunque, con vera allegria la tristezza vola via. Aspettiamo che arrivi la nostra allegrina a portarci la busta. Sì.